Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale Hard. Siamo ancora una volta su Ride 3. Stiamo per affrontare la storia della Ducati Panigale. Quindi andiamo a vedere subito il video. È raro che le super sportive Ducati condividano lo stesso nome. La personalità di ogni modello è così unica che non può essere sintetizzata da una sigla comune. Eppure, ognuna di loro condivide molto con le sue sorelle. Ciò che accomuna queste moto è una filosofia di sviluppo, una ricerca che non si ferma mai alle prestazioni, ma si spinge ogni volta fino all'emozione. Dal rombo del bicilindrico fino al ruggito del V4, ognuna di loro ha segnato il mondo delle competizioni con il rosso della passione italiana. È grazie a questo perfetto equilibrio di stile e prestazioni che ogni modello è divenuto immortale, restando unico e rinascendo nel successivo. Ed è proprio vero, ragazzi, io personalmente non amo Ducati, però fa moto bellissime. Cioè, se dovessi scegliere tra Yamaha e Ducati, ovviamente mi butto sulla Yamaha. Però sta di fatto che la Ducati fa certe moto assurde. Iniziamo dalla Ducati 851 del 1988. La Ducati 851 è la moto che ha fatto nascere il bicilindrico italiano come oggetto di culto tra gli appassionati, portatrice di soluzioni meccaniche rivoluzionarie non solo per la Ducati, ma per le moto sportive in genere. La 851 è stata presentata prima come prototipo da gara e poi come modello di produzione. Ai tempi era la strana moto di un piccolo costruttore italiano che vinceva contro i colossi del motociclismo. Presto diventò il missile rosso che tutti volevano. Quindi ragazzi, siamo a Francia Corta con la 851 che ci sta, dai, a Francia Corta, moto piccola, tra l'altro il circuito pure piccolo. Quindi andiamo subito in pista. Corta, allora, questo è uno di quei circuiti dove l'IA è abbastanza aggressiva. Vediamo contro chi siamo e incazziamoci un po', va. No, non è questo. Allora, noi abbiamo 475 punti prestazione e siamo giustamente, perché dire di no... moto che ne hanno 490, quindi va bene, dai, nella media di Ride 3. Senti il bicilindrico che scoppietta. Guarda quanto è lenta, guarda. Ecco, già mi sono steso. No, 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 qua c'è una compressione, forse. Mamma mia, iniziamo malissimo, raga. Togliamo il traction control. Che denatura la nostra moto. Ah, qua si va dritto. Mannaggia, non ho visto. Qua si tira proprio dritto. Aio. Vabbè, contro la CBR 600. Cazzo dobbiamo fare? No, raga, ma non è giusta sta cosa. Poi non tiene. No, qua non andava frenata proprio, andava solo rallentata. Cioè, ma guardate un poco, guardate, ma non è giusto. Qua ci siamo avvicinati parecchio, però... Poi dobbiamo anche superarli questi.
non basta avvicinarsi. Guarda questo, guarda. Cioè, sono tutte e tre Honda CBR 600. Ma come cazzo si fa, dai, a mettermi contro queste moto? Dai, ma guardate come va. Cioè, su un rettilineo di merda come quello di Franciacorta, mi tolgo gli inadesivi. Vabbè, qua troppo stretto, ho sbagliato io. Teniamo tutto aperto. Scusi, io mi butto, eh. Mi butto, ci sta. No, aspetta, mettiamo subito la seconda. Oh, ce l'abbiamo fatta, raga, ce l'abbiamo fatta, ma quanta sofferenza in questa gara. Attenzione, che arrivava... Che cacchio è quello, una Yamaha? No, una Bimota. Mamma mia. La Furan, ma come si fa, raga? Moto di 10 anni più recente, anzi, per la Honda 12. Non è giusto. Caperino. Allora, siamo a Monza adesso con la 888 SP5. Leggiamo la descrizione. Nelle competizioni per derivate di serie, le moto Ducati dominarono per tutti gli anni 90, vincendo 8 campionati del mondo su 10. La 888 SP5, scusate, non era altro che la versione stradale della moto che vinse 2 campionati nel 91 e nel 92 con Doug Polen, leggenda della Superbike. Le caratteristiche tecniche erano caratteristiche di una moto di competizione. Vabbè, hanno ripetuto due volte caratteristiche. 120 cavalli e l'accelerazione per coprire 400 metri con partenza da fermo in poco più di 10 secondi. Sti cazzi. Quindi andiamo a Monza con una moto bella tosta. Andiamo. Eccoci a Monza, ragazzi. Splende il sole sulla Brianza e noi partiremo con una moto bella tosta e cattiva. Allora, come al solito, ragazzi, qua per le marce lasciamo così. E niente, raga, vediamo contro chi siamo. Allora, un'altra Furano, due CBR 600, che ovviamente, a differenza di quanto avvenuto nello scorso capitolo, abbiamo 6 punti prestazioni in più noi, ma loro ne hanno 10 in più. Vabbè, quindi comunque ci sono 19 punti prestazioni di differenza. Vabbè, dai, raga, neanche mi sto a perdere troppo in chiacchiere. Vediamo, che brutta quella targa, Dio santissimo. Guarda la filo rosso, guarda. Dentro, alla prima curva. Beh, 10 secondi 400 metri, però contro le CBR 600 del 2004 che cosa si può fare, raga? Niente. Bisogna puntare alla staccata. Puntare soprattutto a non cadere di high side. Accelerazione, raga, ne hanno troppa di più di noi. Ora siamo usciti bene, ma sicuramente qua perderemo un sacco di tempo. Davanti abbiamo la Furano. Guardate come va la Furano, guarda. Mamma mia.
Qua I Believe I Can Fly. Eccezionale. Dobbiamo frenare 10 metri più tardi. Ci ha dato 2 secondi di penalità per un taglietto di merda, direi. Vabbè, ma sti dissuasori, che cacchio sono? Dei trampolini. Beh, qua siamo usciti bene, fuori all'Ascari. Ma perché a me sta moto faceva così cagare? Ah no, questa è la Furano, non è la Ducati. Dai che lo riprendiamo in frenata. A momenti lo prendevamo sul serio, in frenata. Scusi. Guarda, guarda come va. Capisco, cioè 19 punti prestazione in più. Di certo non si è comprato le gomme a Monza con 19 punti prestazione in più. Non è assolutamente giusto, ragazzi. Cioè, anche se lo superassimo, guardate, in velocità poi recupera e ci sorpasserebbe pure. Questo lo dobbiamo proprio buttare per terra, se no non la vinciamo sta gara. Qualche rischio qua. Dai, dai, che qua usciamo sempre bene, salvo poi avere una velocità di punta non eccezionale. Guarda, guarda come recupera, guarda. Raga, ho dovuto. Ho dovuto perché sennò non avremmo vinto. Cioè, è assurdo, ragazzi. Ora non me ne volete, però ditemi voi se è giusto che con una moto di così pochi punti prestazione, così pochi tra virgolette, perché questa è un'ottima moto, raga, questa non si è scomposta per niente da quando la stiamo usando in questa gara. Guardate, la frenata è una lama di rasoio. Però ditemi voi se è giusto che nella stessa, diciamo, in una categoria dove non ti puoi scegliere la moto e dove la tua moto è messa standard, ti mettano contro delle moto modificate e addirittura con 19 punti prestazione in più. Non pensate che non siano niente 10 punti prestazione, 12 e dalle 19 punti prestazione, perché sono, fanno, perché con 19 punti prestazione tu ti puoi modificare, non dico molto, ma tutto il motore. No, forse ho esagerato, però le gomme, i freni, il motore, una parte almeno, te li modifichi sicuro con 19 punti prestazione. E ricordiamoci che la Furano comunque partiva da avvantaggiata nella scorsa gara, dove aveva 15 punti prestazione in più di noi. E abbiamo visto nel rettilineo che ha iniziato a fare slalom tra le altre moto. Cioè, Monza è uno di quei circuiti dove il motore conta troppo, conta tanto. Adesso si sta avvicinando anche la Honda, quindi attenzione, concentrazione, non facciamo cagate. Errorino. Opera, ci ha dato una chiusa. Vabbè, qua ci ha dato di nuovo. Ah, quei dissuasori.
Vabbè, dai, ce la teniamo buona. Quel portatarga, quanto è brutto. Ok ragazzi, abbiamo vinto questa gara, non proprio sportivamente, devo ammetterlo, ma non è proprio sportivo anche il fatto di avere moto molto più sportiveggianti della nostra. Ce la siamo portati a casa. Allora, abbiamo guadagnato 6.000 crediti, vediamo la prossima tappa quale sarà. Dai, regà, dai. Allora. Saremo a Imola con una Ducati 916 del 1994 e già è qua iniziamo con le motoserie. Progettata e sviluppata da Massimo Tamburini, lungo 4 anni di lavoro. Ah, ok. Allora, progettata e sviluppata da Massimo Tamburini, un progetto lungo 4 anni di lavoro col centro ricerche Cagiva. La Ducati 916 cambiava l'idea di come si modellavano le forme su una moto, sintetizzando in modo forte forma e funzione, creando una moto che poteva essere considerata un'opera d'arte. Ma la 916 non era solo bellezza, imbrigliava infatti la coppia poderosa del Desmo 4 Ducati in un insieme di agilità, stabilità e fluidità che non si credevano possibili prima di provarla. Va bene, quindi siamo a Imola, andiamo a provarla. Eccoci a Imola ragazzi, anche qua splende il sole. Stiamo per partire contro delle moto che hanno 19 punti prestazioni in più di noi. Paradossalmente la Ducati 916 ha tanti punti prestazioni quanti ne aveva quella prima, ma vabbè. Siamo contro una Suzuki GSX-R 750, sì. Vabbè, lasciamo stare questi dettagli. Allora, no, le opzioni di gara no. Voglio modificare l'assetto, calibrazione dei comandi, gli mettiamo l'aggressività fatta moto. Per quanto riguarda le marce, 273, sì, dai, possiamo andare. Allora, iniziamo subito la gara. Tutti uguali sound. Qua iniziamo con le leggende, raga, questa è già una leggenda della Ducati. Però già di accelerazione. Vabbè, ora lasciate stare la tuono lì che è passata, togliendoci l'adesivo, togliendoci la colorazione della moto. Però già in accelerazione un po' meglio di quella prima. E abbiamo la Suzuki 750 superata. Molto largo il manubrio. Però gli specchietti sono belli funzionali, si vede. Terza marcia qui. Larghino qua, ma ce la siamo cavata molto bene. Oh la madonna, attenzione, 2 secondi di penalità. No, qua si me li terrei raga, 1 secondo e 9 adesso, non ho capito perché. Me lo tengo questo paio di secondi di penalità. Già, vabbè, qua ho preso il cordolo. Già rispetto alla moto che stavamo usando prima, questa è un po' più cattiva, sia dal punto di vista della coppia che dal punto di vista dell'ingresso in curva. C'è la chicane, sì.
Non ci è incrementato la penalità, è già una grande cosa, visto che abbiamo un po' tagliato. Aio, 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 aio. Mannaggia. Vabbè ragazzi, la gara sembra abbastanza tranquilla, ci vediamo quando arriviamo all'ultimo giro. Rieccoci in diretta ragazzi, stiamo per concludere la gara qui a Imola. Gara, come vi dicevo, tranquilla. Ci siamo permessi anche di tenerci la penalità. E ci permettiamo anche di fare un'impennata che provoca una bella caduta. Bella, bella gara. Tranquillissima. Primo dall'inizio alla fine. Allora, prossima tappa ragazzi, vediamo dove ci troviamo. Dai, eh. Siamo al Lago di Garda, una gara notturna con la Ducati 998 del 2002. E siamo praticamente alla metà. Io direi di farci questa e poi basta, dai. Vediamoci giusto la partenza e l'ultimo giro, perché Garda Lake è abbastanza lunga. Eccoci a Garda Lake. Allora, vediamo contro chi stiamo. Noi abbiamo 625 punti prestazione. Quello che ne ha di più sono 12 punti prestazione in più con la R1. Però, dai, stavolta è abbastanza fattibile. Ecco. Allora, vediamo anche il cambio. 314 mi sembra un po' tanto. Mettiamo 302 e partiamo subito per quest'ultima gara dell'episodio. Questa è un'altra leggenda, ragazzi. Questa la guidava Baylis. Non quello che si beve. Scusi, eh. Scusi, mi fai passare, maledetto. E dai, levati dalle balle con sta Aprilia di merda, su. Oh, scusi, 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 scusi. Madonna. Un altro con l'Aprilia che siamo venuti a contatto. Attenzione, la Triumph, eccezionale. E va pure. Occhio che qua questi frenano. Attenzione, bella quella Ducati con la colorazione della della fila, proprio come quella che guidava Baylis. Spettacolo raga, quella è una moto bellissima da da vedere, da guidare, da tutto. Abbiamo nel frattempo superato tutti. Dentro. Ok, la Yamaha ci ha risuperato. Ci siamo presi un'imbarcata in accelerazione, ma non fa niente. E dai, adesso cerchiamo di essere il più puliti possibile. Oh, ci ha dato una chiusa. La Yamaha combatte. Qua chi combatte? Si è preso una muraglia nei sensi, che tra l'altro lo ha fatto rallentare a tal punto da farsi tamponare con da noi. Ecco, appunto. Cerchiamo di non accelerare così troppo aggressivamente. Perfetto. Qua abbiamo frenato troppo, troppo presto. E scappa via. Si è preso un'altra mura.
attenzione, questa curva è maledetta, attenzione, gli mortacci della Yamaha, cioè, no, scusami Yamaha, non volevo. Vabbè, zio, se dobbiamo fare a carenate, allora dimmelo, in modo tale che io ti risponda con la stessa moneta. Forse non sarà una gara così tranquilla come pensavo. Infatti. Questi si riavvicinano tanto in questa staccata. No, no, la Yamaha sta scappando, raga. Cosa succede? Succede che semplicemente ha più punti prestazione di noi. Attenzione, l'abbiamo ripresa per il capello proprio. Questa no, questa volta no. Ci siamo presi in accarenata sul muro. Nelle zone veloci perdiamo sempre, poi dove bisogna tenere il gas spalancato in curva, lì la situazione cambia. No, 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 aspetta. Allora, qua ci siamo buttati in curva troppo in ritardo. Per questo motivo ci ha fatto questo effetto qua. Qua invece ci siamo buttati in curva troppo presto dall'altra parte. Non va a sbattere sul muro, Di solito là andavano a sbattere. Questo mi sta rompendo un po' i coglioni, Dentro, 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 tienila, grandissimo. No. Arrivato a un certo numero di giri da quella botta di potenza che non ci fa bene alla ruota posteriore. Cazzo di Yamaha R1. Ahia, ci ha spinto lui stavolta. Vaffanculo, va. Dai che noi la teniamo. Teniamo tutto spalancato, tutto aperto. E qua invece no, qua tutto aperto, diciamo, la moto si è aperta, si è piegata, tutto. Beh, ce la siamo guadagnata sta gara, anche se manca solo ancora un giro. Aia, aia, un po' largo, la chiudiamo, vicino alla cascata. C'è ancora la Yamaha dietro, c'è ancora, la sento, la vedo, la percepisco. La sua aura è potentissima, è qua. Andiamo un po' larghi. Scusi. Mannaggia la miseriaccia. Allora,
No. Allora, la riprendiamo da qui, dalla frenata. Oh, e va a cagare! Ma ha spinto, ma... E dai! Attenzione, non ti permettere. Abbiamo rallentato, abbiamo dovuto perché sono entrato tardi. Stavolta sono entrato troppo presto, invece. Ok, paletti qua. Ce ne siamo comprati un paio da portare a casa, come ricordo. Oh, che non ha sbagliato niente questo maledetto con la Yamaha. Dai, stai dietro, zio. Tienila, 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 non la tiene. Dai, l'ho frenata troppo adesso. Però sembrava giusta la velocità. No, la prima non va messa questa moto. Maggior ragione qui che ci sono delle zone di bagnato. Attenzione, un po' largo. Però l'abbiamo tenuta, vai, vai, vai. Dai tutto. Dai, educatone. Io credo in te. Abbiamo rischiato qua. Ci siamo presi una carenata sul muro, ma dovremmo farcela. In teoria. Sì, ce la facciamo. Bene, bene, ragazzi. Allora, noi per questo episodio ci lasciamo qui. Ci vediamo nel prossimo con l'ultima parte del capitolo Ducati. Un bacione, ciao a tutti.